Carissimi amici, siamo proprio all'ultima settimana dell'anno liturgico, quindi prossima settimana inizia il nuovo anno liturgico con il tempo dell'Avvento, con il tempo dell'attesa della venuta di Gesù. E in questa finale dell'anno liturgico la Chiesa ci chiama sempre a celebrare, ricordare, lodare Cristo Re dell'universo. E proprio sulla regalità di Cristo abbiamo nel quarto Vangelo, nel Vangelo secondo Giovanni, un dialogo fra Gesù e Pilato. Gesù è stato arrestato dalla casa del sommo sacerdote, viene portato da Pilato con l'accusa di essersi proclamato re. E abbiamo questo bellissimo dialogo. Pilato, che è convinto dell'innocenza di Gesù, in un certo senso si rivolge a Gesù con un po' di ironia, quasi a prenderlo in giro, sapendo comunque che gli era stato dato per gelosia da parte dei sommi sacerdoti, e chiede a Gesù: ma tu sei re? E Gesù risponde: tu lo dici. Però spiega Gesù: il mio regno non è di questo mondo, perché se il mio regno fosse di questo mondo, i miei angeli come un esercito sarebbero venuti a liberarmi, ma certamente il mio regno non è di qua giù. E Gesù ci invita così, con questa dichiarazione, da una parte a comprendere che uno solo può essere il re della nostra vita, che gli altri sono tutte delle controfigure fatte in malo modo, che uno solo è il re della nostra anima, perché tutte le altre cose ci schiavizzano. Noi abbiamo troppi re che dominano il nostro cuore: il denaro, l'ambizione, l'orgoglio, troppi re che ci illudono e ci prendono in giro. Per qualcuno può essere la droga, per qualcun altro anche il gioco, ma tutti questi re alla fine rovinano la nostra vita. Anche il lavoro per qualcuno può essere un re, si vive per il lavoro, ma basta un nulla e tu puoi perdere il lavoro o puoi non poter lavorare più. Chi è il nostro re? Solo Gesù è un re che non schiavizza, ma eleva. Solo Dio è un re che nobilita, non vuole servi. Gesù lo dice proprio nel quarto Vangelo, a capitolo 13: non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E nel capitolo 15 lo ribadisce, quando parla della necessità di rimanere uniti a Lui, perché allora saremo eterni come Lui. Non vi chiamo più servi, ma amici. Dio non ci vuole servi, devoti, ci vuole figli liberi. Figli adulti, adulti, adulti nell'esercizio della propria libertà, fino a morire per amare, fino a morire per vivere la luce di questo regno, dove l'unica legge è l'amore, dove lo statuto è la libertà, dove la regola di vita e la verità nella fraternità. Quante bugie dentro il nostro cuore.
quanto falsi a volte siamo, quanta menzognera è la nostra vita. Se così è, Gesù non è il nostro Re. Abbiamo altri idoli, siamo schiavi di altri re, ma non di Gesù. Il mio regno non è di questo mondo. Eppure questo regno, che non è di questo mondo, va preparato in questo mondo. Poi non avremo più tempo. Allora, mentre abbiamo tempo, non perdiamo tempo. Cerchiamo ciò che resta, ciò che basta, ciò che non passa. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.